nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione con lo Spirito Santo sia con tutti voi. L'Eucaristia è il memoriale dell'ultima cena e questa è la mia ultima cena da pastore di questa comunità. Davanti al Signore e al Signore porto questi 17 anni di servizio e i tanti sentimenti di gratitudine che mi muovono in questo momento. Saluto coloro che non hanno avuto modo di entrare in chiesa e che sono in questo momento all'interno dell'auditorium, anche causa la pioggia, e che riescono a seguire attraverso la diretta televisiva su Media 24, che ringrazio per il servizio che sta prestando. E così saluto quanti ci stanno seguendo attraverso i social, in particolare Facebook della parrocchia. E saluto voi tutti, fratelli e sorelle. Saluto i sacerdoti qui accanto a me, Don Gianfranco, presidente dell'Oda, Santo Stefano, Don Vincenzo, parroco di San Giorgio, ma altresì fu cappellano di Bibione, Don Natale, l'attuale cappellano festivo della nostra comunità, Don Natale Padovese, il vicario foraneo, nonché parroco di Concordia, da dove arriverà Don Enrico, Don Angelo, parroco di Lignano, e Don Eugenio, parroco di Cesarolo. Un grazie di cuore e insieme ora ci presentiamo davanti al Signore, domandando perdono dei nostri peccati, affinché la nostra preghiera possa essere a Lui gradita. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Christe, Christe, elei.
della gioia dell'eterno amore. Per il nostro Signor Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Io, fratelli, quando venni tra voi non mi presentai ad annunciare il mistero di Dio con l'eccellenza della parola o della sapienza. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e Cristo crocifisso. Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e trepidazione. La mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Parola di Dio. Thank you.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nazareth, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Parola del Signore. Ho scelto di mantenere i testi della liturgia di oggi, di questo lunedì, di questo giorno feriale, perché bene fotografano ed esprimono i miei sentimenti. E basterebbe scavare sempre nella parola per trovare il riflesso di quello che si vorrebbe dire o la chiave di lettura per meglio comprendere quello che viviamo. Dopo 17 anni sento di fare mie oggi le parole di San Paolo. Fratelli, quando giunsi tra voi 17 anni fa, non mi presentai ad annunciarvi il mistero di Dio con l'eccellenza della parola o chissà con quali discorsi. Ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e questi crocifisso. Mi sono presentato a voi nella debolezza e con molto timore e trepidazione, e la parola che ho pronunciato in questi anni non si è basata su discorsi persuasivi che rincorrevano la moda del momento, volendo parafrasare San Paolo, ma si sono basati sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede, il vostro credere in Gesù morto e risorto, non fosse fondato su una qualunque idea o su una qualunque sapienza umana, ma unicamente sulla potenza di Dio.
consapevoli che in Dio tutto diventa possibile, perché come abbiamo sentito a conclusione del Vangelo, questa parola così antica è però sempre così nuova ed attuale. Oggi, ci dice Gesù, si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Così avviene ogni domenica, così avviene ogni qualvolta ci fidiamo del Signore e da Lui ci lasciamo accompagnare. E insieme, fratelli e sorelle, illuminati, sostenuti, edificati dalla parola, innalziamo al Signore la nostra preghiera dicendo insieme: ascoltaci, o Signore. Signore Gesù, siamo oggi qui riuniti per dirti il nostro grazie per i 17 anni di presenza di Don Andrea nelle nostre famiglie, tra i nostri ragazzi e giovani, con gli anziani, i malati, nel tessuto della nostra città. Grazie per il suo essere stato buon pastore, secondo il tuo cuore. Continua ad accompagnarlo con il tuo spirito. Preghiamo. Signore Gesù, Don Andrea non si è mai sottratto all'aiutarci a stare alla tua scuola, a spronare la classe politica, ad agire per il bene della gente, convinto che i suoi interventi non fossero ingeneranza, ma presenza di valori. Illumina la classe politica affinché sappia porsi a servizio del vero bene di tutti. Preghiamo. Signore Gesù, in questi anni Don Andrea ci ha educato a scoprire e valorizzare la vita consacrata all'interno della comunità. Fa che questa sua premura porti frutti di nuove vocazioni religiose per la tua Chiesa. Preghiamo. Signore Gesù, accompagna e sostieni Don Enrico, prossimo nostro parroco. Sia prete secondo il tuo cuore e per il bene di questa tua comunità. Preghiamo. Accogli, Signore, le preghiere che ti abbiamo presentato e quanto ciascuno porta custodito nel segreto del proprio cuore. Lo chiediamo a te che vivi e regni nei secoli dei secoli. Oh.
Pregate perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda, Padre misericordioso, il Cristo tuo Figlio, e concedi a me, tuo servo, che è voluto partecipe del suo sacerdozio, di offrirmi insieme a lui sacerdote e vittima come sacrificio spirituale a te gradito, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre per i tuoi benefici, Dio onnipotente ed eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua lode. Veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che hai chiamato a te da questa vita. Sento in questo momento la necessità, la giustizia di ricordare Don Arduino, fondatore e primo parroco.
Suor Ligina e Suor Alessandra, e tutti i fedeli defunti che ho accompagnato in questi lunghi 17 anni. Rendili partecipi, o Signore, della sua misericordia. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, con gli Apostoli, i Santi Daniele, Bartolomea, Vincenza e la Beata Gaetana e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dall'insegnamento di Gesù, che ci ha insegnato a guardare a Dio con fiducia, proprio perché è un Padre, e in questi anni ce lo siamo detti tante volte, con fiducia allora, come fosse la prima volta, diciamo ancora insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che dite tu agli apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Il corpo di Cristo. Per la comunione i ministri vi raggiungeranno i vostri posti, sia in chiesa, sia all'esterno, sia in auditorium. Basta saper aspettare.
Preghiamo. O Padre che in questo santo convito mi hai dato la forza del pane eucaristico e la gioia del calice della nuova alleanza, fa che io ti serva con costante dedizione e spenda la vita per la salvezza dei fratelli, per Cristo nostro Signore. Ci possiamo sedere. Caro Don Andrea, questa comunità si è riunita oggi attorno a te per rendere grazie al Signore del dono che ci ha fatto, inviandoti tra noi a svolgere la missione sacerdotale. Dopo tanto tempo trascorso insieme, puoi ben immaginare quanto difficile sia manifestare il nostro stato d'animo. Oggi noi proviamo due sentimenti contrapposti, la gioia da una parte e la tristezza dall'altra. La gioia perché di te siamo fieri per l'importante incarico che ti accingi a svolgere. La tristezza e il dispiacere inevitabili per il vuoto che lasci. Non possiamo rimanere indifferenti di fronte a questo distacco. Sono sempre momenti delicati e si vorrebbe che i legami significativi durassero in eterno. Tutto è iniziato il 12 ottobre 2003, quando la fiaccola di Don Arduino, che aveva accompagnato la comunità bibionese per oltre 40 anni, è passata nelle tue mani. Scriveva lo stesso Don Arduino: il successore Don Andrea Vena, giovane e con studi fatti a Roma, condurrà la parrocchia come i tempi esigono. Lui era consapevole che avevi tutte le qualità per accogliere il testimone e garantire la continuità del suo servizio. Iniziando a ripercorrere le tappe salienti della tua opera, non possiamo non parlare della dedicazione, avvenuta nel 2008. La nostra Chiesa, per arrivare a questo appuntamento, ha cambiato completamente volto. Tutto è stato realizzato con competenza e il risultato era ed è davanti ai nostri occhi. Dedicare la Chiesa significa amare la Chiesa fondata in Cristo, ma anche amarci come comunità, amare il proprio paese ed i pionieri che si sono prodigati per farlo nascere, come tu sempre ci hai invitato a fare memoria. Quell'esperienza di cui sei stato fautore rimane scritta in modo indelebile nei nostri cuori, essendo stata nel contempo affascinante ed emozionante. E nella chiesa dedicata a Maria, la notte del 15 agosto 2009, giorno in cui si celebra la festa della nostra patrona, la statua in legno della Madonna Assunta è uscita illesa da un incendio poi subito domato. La cenere era sparsa ovunque, mentre la Vergine, come se nulla fosse capitato, non ha avuto nemmeno bisogno di essere spolverata. Un episodio, una grazia che ci invita tuttora a riflettere. Molte volte ti sei soffermato sul valore del dialogo, di quanto essenziale sia saper comunicare e confrontarsi per il raggiungimento del bene comune. Non sempre siamo riusciti a farlo a livello di istituzioni, però ci piace ricordare un esperimento di comunione riuscito molto bene, quello in cui la parrocchia, sostenuta dagli enti territoriali e dagli operatori turistici, in un rapporto di proficua collaborazione con i media cattolici, è riuscita a proporre un'offerta culturale e spirituale di primo piano, punto forte del calendario turistico della città. Rappresentazioni teatrali, musical, concerti, conferenze e testimonianze di rilievo per 14 anni ci hanno fatto provare autentiche emozioni, hanno nutrito la nostra anima e quella dei nostri turisti, hanno offerto occasioni di dibattito e riflessione per una vacanza educativa. Hai avuto la brillante intuizione di avviare con il sostegno del quotidiano Avvenire, all'epoca diretto da Dino Boffo, un progetto rivoluzionario. Sì, perché dar voce alle persone semplici, a quelle che non urlano, a chi difende gli ultimi e i poveri, mostrare attenzione verso le realtà non raccontate come quella del volontariato, è davvero rivoluzionario. Seguito e supportato da un gruppo di volontari appassionato e corresponsabile, che sei stato in grado di attrarre, hai potuto realizzare tutto questo. E di quanto bravo sei stato se ne sono accorti giornali e TV, dando ampio risalto alle iniziative di questa comunità in uscita, che sa accogliere anche di notte, e soprattutto se ne sono accorti a Milano. I ragazzi meritano un'attenzione particolare, hai sempre detto. Ai giovani hai saputo parlare, dare loro affetto, li hai seguiti e preparati ai sacramenti della vita cristiana, li hai fatti crescere in oratorio durante l'estate. Il centro estivo, infatti, è stata la proposta pastorale più organica e bella che la parrocchia ha pensato per i ragazzi. Una palestra di relazioni dove imparare a diventare grandi insieme, in un clima di allegria e rispetto delle regole.
allo stesso tempo un servizio importante per le famiglie assorbite dal lavoro stagionale. Dice Lorenzo, capo degli animatori, quello che Don Andrea ci ha insegnato è che anche nelle cose semplici, come far divertire un bambino, si possono insegnare i valori cristiani. Non a caso i bambini ti vogliono bene, ti circondano, urlano il tuo nome, ti vogliono raccontare tante cose, sono contenti di averti lì in mezzo a loro. Come se contenti più grandi a cui lasci in eredità un importante insegnamento. Prendete la vita in mano, giocate sempre da protagonisti e vivete la bellezza del Vangelo per contagiare di gioia, speranza e fiducia quanti incontrerete lungo il percorso. Tutto questo senza mai perdere di vista il quotidiano, con gli anziani che ti aspettano per fare due chiacchiere, i malati a cui portare una carezza, la visita alle famiglie, il saluto ai commercianti e agli operatori, le lezioni in seminario, i pellegrinaggi da organizzare, la collaborazione con le istituzioni, i frequenti moniti alla classe politica per stipularla a compiere scelte avvedute di bene comune, la denuncia dei problemi e l'impegno per risolverli, il dar da mangiare a chi bussa alla porta ed infine l'accoglienza dello straniero che ha bisogno di provare a farsi una vita. Come è successo con Maria, Domenico e Kester, che grazie al tuo aiuto e quello dei parrocchiani si sono ben integrati nella comunità bibionese e ora possono contare su un lavoro che apprezzano e da loro sicurezza. E prima ancora era successo con tuo figlio Ahmed, a Bibione dal 2012, ora diventato uno di noi, conosciuto e stimato da tutti, grandi e piccoli, sia come persona, sia come imprenditore ed educatore nel gruppo teatrale della parrocchia di cui è responsabile. Più che mai la scorsa primavera sei stato testimone della Chiesa in mezzo alla gente, una primavera strana, improvvisamente siamo stati privati dei gesti più semplici e genuini, niente abbracci, niente strette di mano, spogliati soprattutto dell'incontro col Signore. In un periodo così buio ed incerto sei stato vicino alla tua comunità e con la Vergine Maria hai toccato i nostri cuori smarriti, infondendo serenità e coraggio per riprendere il cammino verso la normalità. Gesti carichi di significato che non dimenticheremo. Durante tutti questi anni sei stato fino in fondo la nostra guida intrigante, nel senso più bello del termine, in grado di coinvolgere e far riflettere con le tue scelte e le tue parole su argomenti di estrema importanza. Sei stato pietra di inciampo perché non hai mai taciuto la verità, anche se scomoda. Quando i valori cristiani venivano calpestati hai sempre fatto sentire la tua voce, senza esitazioni. Durante l'omelia, nel bollettino domenicale, nel corso di un'intervista, in qualsiasi posto ti trovavi. Dicevi, se non parliamo noi, parlano gli altri. Su temi che riguardano tutti, il contributo culturale dei cattolici è non solo doveroso, ma anche atteso da una società che cerca punti di riferimento. Soprattutto negli ultimi tempi e sempre più frequentemente hai ricordato le persecuzioni cui sono sottoposti milioni di cristiani in numerosi paesi del mondo. Hai difeso la famiglia fondata sul matrimonio che è progetto di Dio. Ci hai messo in guardia da chi vorrebbe cancellare termini come padre e madre che fanno parte della cultura di tanti popoli. Argomenti come l'eutanasia e l'aborto sono stati trattati con autentica impronta cristiana. La vita umana, dal concepimento fino al suo naturale tramonto, possiede una dignità che la rende inviolabile e non sacrificabile. E l'hai ribadito sempre con più forza, perché nel nostro tempo si sta diffondendo la cultura dell'abbandono verso i più fragili e gli indifesi. In questo contesto bene si colloca la testimonianza della beata Benedetta Bianchi Porro, figura a te tanto cara, esempio concreto di amore per la vita, comunque essa sia, anche se ti volge le spalle. Lei viene a noi e ci dice, io penso che cosa meravigliosa è la vita, anche nei suoi aspetti più terribili, e la mia anima è piena di gratitudine e di amore verso Dio. Questo messaggio ci ricorda che la vita non è nostra, ma è un dono di Dio che va vissuto fino in fondo. In tutti gli ambiti hai sempre dimostrato di avere le idee chiare e di saper trovare la via da seguire per concretizzarle. Con questo spirito, continuando l'azione di Don Arduino, hai promosso ed incentivato le giornate di raccolta a favore di numerosi progetti missionari e di carità. Hai proseguito i lavori di sistemazione ed adeguamento di tutte le strutture parrocchiali, a cominciare dalla Chiesa. La gestione amministrativa della parrocchia è stata oculata e tutto è sempre stato improntato alla massima trasparenza. Infatti, ogni proposta, riflessione, attività o resoconto economico ha sempre trovato spazio nel bollettino parrocchiale a disposizione della comunità. Caro Don Andrea, tu hai scritto una pagina significativa della nostra storia
e per ringraziarti nei grandi discorsi abbiamo preferito la semplicità dei fatti e raccontare, anche se solo in parte, il bene che hai compiuto. Volgendo lo sguardo indietro, durante questo importante arco di tempo, abbiamo percorso tanta strada insieme e noi, seppur qualche volta con affanno, ti abbiamo seguito. Dall'espressione di chi sta partecipando a questo momento di saluto, saprai cogliere l'affetto che proviamo nei tuoi confronti. Tutta la comunità ti è grata per l'opera svolta e per i lavori e per i valori umani, sociali e cristiani che hai proposto e che ci guideranno nel nostro percorso futuro, assieme al nuovo parroco Don Enrico. Vorremmo tanto poter riavvolgere il nastro del film, poter rivivere questi 17 anni, ma non è possibile. Quello che abbiamo visto è stata solo la prima parte. Ora andrà in onda il secondo tempo, tu senza di noi e noi senza di te. E sarà bello quando ci incontreremo potercelo raccontare, magari scoprendo che anche se siamo stati lontani, abbiamo continuato la nostra opera di testimonianza del Vangelo sulle strade della vita. Giunti a questo punto, noi componenti del Consiglio Pastorale e di quello per gli affari economici, con orgoglio, a nome dell'intera comunità, ti confermiamo i sentimenti di stima, affettuosa amicizia e sincera gratitudine, affidandoti a San Francesco d'Assisi, a suo tempo già felice causa del tuo ingresso in seminario, il nostro più fervido augurio per la nuova esperienza che ti accingi a compiere. Buon cammino, Don Andrea, quando lo vorrai sai che questa è e rimane la tua casa. Per sempre benvenuto. Al sindaco e al presidente del consorzio Giuliana Basso. Buongiorno e un cordiale saluto a te, Don Andrea, con celebranti e a tutti voi. Ho avuto modo di invitare Don Andrea in consiglio comunale e in quel contesto di esprimere tutti quei sentimenti che peraltro prima avete sentito e che fanno parte anche del mio patrimonio nei suoi confronti, di gratitudine, di rispetto, di confronto anche. Ma alla fine Don Andrea, come ho avuto modo di dire, riassumendo un po' una pagina di storia che ho voluto leggergli, lascia un segno nella nostra comunità, non è passato indifferente, ha tracciato un solco, ha provocato elementi di umanità, culturali, anche turistici, che hanno fatto il bene di questa comunità. Il mio ragionamento era un po' diverso, ma ho sentito prima un passaggio delle letture dove è stato detto che è stato anche da stimolo alla politica. Beh, sicuramente nei miei confronti sì. Ma voglio precisare a tutti una cosa. Noi non siamo Don Camillo e Beppone, come siamo stati dipinti. Ma sapete perché? Perché io non parlo per ideologie. E credo che non lo faccia neanche Don Andrea. Parliamo sulle cose concrete da risolvere. E su quelle ci confrontiamo, anche in maniera decisa, se volete, ma senza perdere di vista qual è l'obiettivo, che è il bene delle nostre comunità, con quel senso di responsabilità che abbiamo avuto, che abbiamo anche cercato, se volete, e comunque abbiamo scelto. E questa comunione di intenti, questo senso di responsabilità si è manifestato soprattutto con il coronavirus. Io ho avuto bisogno di completare un lavoro di assistenza alla mia comunità,
chiedendo a Don Andrea anche il suo intervento, come ho chiesto anche agli altri parroci, mi riferisco adesso a lui perché era capo dell'unità pastorale e quindi mi assicurava anche che questi miei sentimenti, che queste nostre volontà venissero manifestate anche agli altri parroci, che qui pubblicamente ringrazio di cuore. Perché si è trattato di portare gesti di speranza ai nostri cittadini in un momento complicato, che non è finito, abbiamo altri 6 casi, che non è finito e che ci deve vedere necessariamente assieme, se vogliamo superare con la giusta serenità, ma anche in piena consapevolezza, questo periodo, ripeto, difficile. E allora lì, quando mi è arrivata la proposta, ad esempio, di andare per le famiglie a piedi da solo, o anche in ape, che qualcuno ha ritenuto anche divertente, in realtà non c'entra proprio il mezzo con cui si arrivano le cose, c'entrano i sentimenti, c'entra che cosa vogliamo davvero raggiungere. E quello che volevamo raggiungere era, lo ripeto, dare speranza in momenti difficili. E perciò ci siamo messi in gioco, ognuno con le proprie carattere, ognuno con i propri limiti, io soprattutto con i miei limiti, ma credo che un minimo di assistenza l'abbiamo fatta alle persone, soprattutto anche interpretando, per quanto mi riguarda, norme che si accavallavano e non riuscivamo più a saltarci fuori, se non con un'attenta visione, grazie anche ai miei collaboratori e l'aiuto che abbiamo ricevuto tutti dai tantissimi volontari che ci infondevano solo speranza quando andavano nelle famiglie a fare qualsiasi servizio. Ringrazio pubblicamente queste persone, ma lo farò in modo istituzionale tra poco, riconoscendo questo lavoro silenzioso ma importantissimo. Sotto il profilo culturale e turistico devo ringraziarlo, perché c'è stato un importante sviluppo di questo aspetto nella nostra offerta turistica, che non ha completato, addirittura ha rilanciato un'offerta che non credevamo esistesse, quella culturale, quella del turismo religioso, parlo adesso da laico naturalmente, su una programmazione di questo tipo. E dentro però c'era qualcosa che andrà sicuramente coltivato, perché c'è bisogno di espanderlo, di sentirlo proprio e di svilupparlo anche come concetto turistico, culturale, turistico. E quindi quando talvolta qualcuno mi diceva ma state investendo anche sulle parrocchie, magari facendo una battuta di questo tipo, io ho detto stiamo investendo sull'uomo, sulle persone che sceglieranno le località da qui a pochi anni, non solo per il gradimento della spiaggia del mare, ma per altre cose che dobbiamo aggiungerci pena l'anonimato della nostra località. Ed è per questo che ho accolto e ho investito e abbiamo investito anche su questi aspetti. Vado a concludere con un elemento importante che riguarda i nostri bambini. Prima è stato citato il Grest, ebbene devo ringraziare Don Andrea e i parroci, perché subito dopo il periodo pandemico, di lockdown, i bambini avevano bisogno di esprimere di nuovo la loro vitalità, di giocare assieme, di fare. E devo dirvi che fino a 3 giorni prima di iniziare o che arrivassero le direttive, noi eravamo già pronti, ma non sapevamo ancora cosa fare. Nei 3 giorni dopo siamo partiti e grazie a Dio è andato tutto molto bene ed è stata forse una delle prime grandi esperienze prescolastiche che abbiamo potuto testare qui a San Michele a Tagliamento, laddove invece molti avevano rinunciato. Di questo io sono come sindaco orgoglioso. Ti auguro, Don Andrea, un bel futuro, certamente sotto il profilo culturale, religioso, credo che tu possa toccare forse il massimo che si può in un'università, in un grande giornale, un grande settimanale qual è Avvenire, quindi aspetteremo anche i tuoi rendiconti, come le ho viste nel consiglio pastorale o dove potevi esprimere il tuo pensiero. Complimenti per questo, anch'io lascerò tra pochi mesi, quindi in questa veste magari farò qualcos'altro nella vita, e con questi sentimenti di vicinanza, con serietà e con la consapevolezza che alla fine
si può dire o pensare, o la gente può interpretare in mille modi i nostri rapporti, ma sulle cose vere non abbiamo scherzato, sulle cose vere ci siamo ritrovati. Grazie. Più facile per il sindaco parlare dal leggio, ci scuserete per la nostra voce un po' tremolante, vista anche l'emozione. A nome delle associazioni del ricettivo bibionese, alberghiero ed extraalberghiero, dei commercianti, della Proloco, della Bibione Spiaggia, Bibione Mare, Terme di Bibione e del Consorzio di Promozione Turistica, ringrazio Don Andrea per la dedizione, la lungimiranza, l'approccio moderno nella comunicazione e la costanza con la quale ci ha accompagnato nel nostro cammino, come persone, nel nostro lavoro e nel servizio che abbiamo fornito alla località di Bibione. Don Andrea Vena, sono stati 17 anni di condivisione sotto tanti punti di vista. Abbiamo insieme portato avanti tanti progetti in cui abbiamo creduto, alcuni ben riusciti, altri forse meno, ma non perdendo mai l'entusiasmo e la passione che ci hanno alimentato e che continuano ad alimentarci. Grazie per aver creduto in noi e averci affiancato anche nella promozione di questo territorio che tanto amiamo. Hai sempre portato avanti i tuoi progetti ambiziosi, credendo in questa località, talvolta con più convinzione di quanto abbiano fatto i bibionesi, a volte spronandoci e invitandoci a guardare oltre le momentanee difficoltà. Grazie per averci avvicinato ad Avvenire e alle meravigliose persone che abbiamo conosciuto. Vorremmo poter continuare questo cammino, anche quando ci seguirai da un po' più lontano. Certi che Don Enrico continuerà il percorso che tu hai iniziato. Grazie per essere stato un amico per tutti noi, per aver condiviso qualche caffè, qualche dolcetto e qualche cena. È così che si entra nel cuore della comunità e si ascoltano e si comprendono veramente i suoi bisogni. Grazie per la tua vicinanza in questo periodo di pandemia. Quando non avevamo certezze, hai saputo essere più presente che mai, in modo anche originale e costante. Ci hai dato fiducia e hai fatto parlare della nostra Bibione in tutta Europa, con il tuo modo sempre singolare di far percepire la vicinanza alla tua comunità, ma anche a tutti i turisti che numerosi ti hanno seguito. Infine, grazie per aver dato un po' di brio ai nostri rapporti con l'amministrazione comunale e per aver fatto sentire anche lì la tua presenza, manifestando sempre con schiettezza le tue e le nostre ragioni. Alla prossima amministrazione consegneremo i tuoi bollettini come promemoria. Ti salutiamo dicendoti che comunque sappiamo dove trovarti, non scappi. Non è una minaccia, ma un augurio che sento di farti a nome dei tanti amici che a Bibione, come è scritto nelle righe di saluto, che ci hai lasciato. 17 anni sono un bel pezzo di vita. Penso che Bibione non sarà per te solo un ricordo di un periodo della tua missione, ma ci auguriamo che continuerai ad essere un po' bibionese. Ieri domenica abbiamo salutato, ringraziato e augurato al nuovo parroco Don Enrico della nostra unità pastorale di Concordia un nuovo arrivo qui. E abbiamo aggiunto questo con tante preghiere. Anche io ero un po' scocciato, perché troppe preghiere per Bibione e poche per Concordia. Comunque, ecco, vi sono già giunte le preghiere. Il 27 di settembre,
giungerà anche fisicamente il nuovo parroco. E sono sicuro che potrà esprimere a modo suo quelle che sono le caratteristiche fondamentali di un parroco, che è appunto quello di annunciare il Vangelo e di testimoniarlo con la vita. Sono state dette tantissime cose, io non ho altro da aggiungere, se non una cosa. Qualche tempo fa, siccome ci tenevamo in riferimento, perché io sono anche vicario foraneo, è una carica che è solo una carica di responsabilità, ma poco onore, e del portoghese, e Don Andrea mi scriveva, tra le tante cose, dice: adesso che ti sta avvicinando il momento dell'addio, sento umanamente che sono debole. Bene, sono contento. Sono contento di sentire questo. Io so che tu sei bravo nella capacità organizzativa, che hai una disponibilità di attenzione, anche di precorrere i tempi per certe iniziative, l'intelligenza, l'acume anche così di riflessione, ma adesso so che hai anche un cuore. E io l'augurio che faccio è proprio che tu porti nel nuovo impegno quello che ti chiamerà a vivere insieme a tanti giovani, ecco che tu porta, oltre a tutte queste cose, anche un cuore aperto, capace di voler bene, perché questo in fondo è la cosa che alla fine durerà per sempre. E voglio leggere, concludo, voglio leggere il telegramma che è giunto. Al reverendo sacerdote Don Andrea Vena, che conclude il suo ministero pastorale nella parrocchia di Santa Maria Assunta, dopo 17 anni di intenso e proficuo servizio come parroco. Il Sommo Pontefice esprime apprezzamento per la generosa opera di evangelizzazione in favore del popolo cristiano e, mentre invoca dal Signore una rinnovata effusione di favori e conforti celesti, di cuore gli imparte l'implorata benedizione apostolica, estendendola volentieri all'intera comunità parrocchiale e a tutte le persone a lui care. Dal Vaticano, 31 agosto 2020, Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità. Con la benedizione del Papa ti auguro di cuore buona strada. Se pensavate di cavarvela con il minuto e mezzo di omelia che ho tenuto, vi sbagliate. È l'ultima volta che mi rivolgo a voi come parroco e non posso tradirvi in questo modo. Vorrei partire però rompendo un po' il ghiaccio anche della mia emozione in questo momento. L'altra sera ci siamo incontrati con i presidenti di categoria, i direttori di categoria, e mi hanno detto che avevo bisogno di qualcuno che mi spronasse continuamente a essere me stesso, a trovare sempre la grinta per affrontare le cose, ma anche a farlo con serenità. E così hanno ritenuto di affidarmi un santino, dicendomi che lo devo tenere sul comodino. Non so se arriverò a tenerlo sul comodino, ma dicendomi che devo tenerlo sul comodino perché fin dal primo mattino, volgendo lo sguardo, io potessi trovare la carica per affrontare ogni cosa con coraggio, con audacia e senza paura. E magari alla sera
prima di addormentarmi, riposare il mio sguardo, quasi per fare il mio esame di coscienza, se sono stato sufficientemente coraggioso nel mio impegno. E così mi hanno affidato questo santino incorniciato dai simboli di Bibione, dal faro, dalla rete, dalle conchiglie, con l'invito proprio di volgere lo sguardo, di posarlo e da qui trovare tutta la carica per non avere mai paura di dire quello che devo dire e di non vergognarmi mai di quello che devo dire. Pasqualino Codognotto. E a quello che mi hanno detto che era addirittura il santino delle elezioni, credo, quindi l'hanno solo ingrandito. E questo dice quello che accennava prima il sindaco, Giuliana, che al di là di tutto sappiamo brontolare, ma sappiamo anche collaborare e divertirci insieme. Ma ora tocca veramente a me. Non ho scritto un discorso. Il discorso lo trovate nel bollettino parrocchiale. Lì lo trovate in modo organico, chiaro. E mi sono preso solo degli appunti. Quando sono arrivato qui 17 anni fa, la prima cosa che feci fu quella di far visita in cimitero, me lo ricordo ancora. Era un piccolo cimitero, ma le persone che vedevo attraverso le fotografie non mi dicevano niente di particolare. Ho pregato per loro, mi sono affidato a loro sapendo che comunque mi avevano preceduto in questa terra e sapentivo che dal cielo mi avrebbero accompagnato. Questa mattina sono tornato in cimitero per recitare il rosario e le persone mi hanno detto tanto, perché tanti sono coloro che ho accompagnato in cimitero. Il mio passo era particolarmente lento, perché dietro ogni foto, dietro ogni nome, c'era una storia. C'era una famiglia. E ho pregato per ciascuno. È stato il mio tempo di deserto di questa mattina. E la stessa cosa è capitata quando ho cominciato a girare per Bibione. Le strade erano una uguale alle altre. Anche le case non mi dicevano più di tanto. Però credetemi che dopo 17 anni, dietro ogni casa, conosco tante realtà, tante situazioni. E anche durante il lockdown, mentre facevo i pellegrinaggi, posando lo sguardo oltre le finestre, oltre i volti, mi ritornavano alla mente le gioie e le fatiche, i pianti, i lutti condivisi dentro quelle case. E se c'è una cosa che mi ha insegnato tutto questo, che all'inizio le persone erano un gruppo, ma negli anni ciascuno è emerso per la sua originalità. Ciascuno era unico e irripetibile. E questo è stato reso possibile dal rapporto che si è instaurato, dal rapporto di amicizia, da un rapporto spirituale. Se ciascuno è unico e irripetibile. Questo mi ha insegnato questi 17 anni di vita a Bibione. Ecco, questo è ciò che siete per me oggi. Non siete un gruppo di persone, ma siete amici con i quali ho condiviso un tratto del mio cammino, per i quali ho cercato di essere, pur con i miei limiti e le mie fragilità, ho cercato di essere uomo e ancor più prete per voi, per aiutarvi a diventare migliori alla scuola del Vangelo, ma anche consapevole che grazie a voi sono diventato io un miglior uomo
e un miglior sacerdote. Se oggi sono quello che sono, lo devo anche a voi, perché quando sono arrivato 17 anni fa, voi siete stati la mia cavia come parrocchia, perché io era la prima volta che diventavo parroco. E ora che avete fatto esperienza, vi arriverà un altro nuovo, Don Enrico, così siete già esperti in questo cammino. Io credo una cosa, noi abbiamo fatto tanto, è vero, abbiamo osato, l'ha detto anche il sindaco, l'ha detto la Giuliana, abbiamo osato nell'intraprendere percorsi nuovi per dimostrare che il Vangelo non è una favoletta di turno, ma è un'esperienza che si fa cultura, che si fa storia. E allora vorrei dire una cosa ai ragazzi, ai giovani che vedo qui alla mia destra, che sono in fondo gli animatori del Grest e gli aiuto animatori. Non vergognatevi mai del Vangelo. Non vergognatevi mai di avere Gesù per amico. Talvolta vi prenderanno in giro, cercheranno di farvi tacere. Siate orgogliosi, perché comunque sia non ci sarà mai un amico come Gesù che ha dato la vita per ciascuno di noi. E quando troverete i vostri ragazzi, quando ricomincerete alla scuola animatori, quando vi ripresenterete il prossimo anno per la nuova avventura del Grest, contagiate di questa certezza e di questa gioia i bambini che si avvicineranno a voi e che con il vostro entusiasmo e il vostro impegno voi avete caricato durante tutta quest'estate, e ora quei bambini si attendono molto da voi per continuare a entusiasmarsi della gioia della vita. Io vi auguro in bocca al lupo, ragazzi, perché siete un tesoro prezioso che quest'oggi saluto. La comunità, grazie al gruppo missionario, mi ha permesso di aprire molte porte, non solo nell'andare all'estero a visitare le missioni, non solo nel parlare di missioni durante le omelie, ma anche nell'aprire le porte della parrocchia, sapendo di trovare sempre una comunità disponibile e partecipe. Penso a Domenico e Kester, che ormai hanno preso e intrapreso il loro cammino di vita lavorativo e abitativo. È bello vedere crescere qualcuno che si rende autonomo poi. Penso alla mia cuoca Maria, che non è stata solo una cuoca in casa. 8 anni non sono uno scherzo, è un tratto di strada. Penso all'intera comunità, a partire da questa chiesa che, grazie alle maestranze, saluto quelle presenti, ne ho intraviste alcune, abbiamo rivestito di ulteriore preziosità e bellezza, partendo da quello che Don Arduino ci aveva affidato e lasciato. Ma la chiesa più bella che lascio e le opere più belle che lascio sono i miei anziani e malati, ai quali va tutto il mio saluto, a loro che mi stanno seguendo in questo momento attraverso la televisione. Sono i miei ragazzi e animatori, siete ciascuno di voi, ciascuno di voi è l'opera più bella e più preziosa che mi appresto a lasciare, o meglio avrò modo di stare uniti ugualmi, ma in modo diverso, su strade diverse. Una cosa è certa, tra le tante opere, senza togliere niente a nessuno, ma potete capire che lascio qui un figlio che ho adottato 8 anni fa e ho condiviso con lui una vita. Ve lo lascio perché posso continuare a crescere con voi e grazie a voi. Da genitore di una volta, perché dicono che da sopra i 50 anni ormai, se vi accorgete che dice una parola sbagliata, se fa una cosa sbagliata, non abbiate paura, dategli pure un sinistro,
al destro ci penso io. Ma vogliategli bene, vogliategli bene. Ha lasciato la sua terra e la sua famiglia e ha trovato qui la sua terra e la sua famiglia. Ve lo affido di cuore. Vorrei dire l'ultima cosa. A voi comunità cristiana di Bibione, a voi cittadini di Bibione, alla classe politica presente ma anche quella precedente, ho visto il sindaco Bornacin, Vizzon, i sindaci che sono passati in questi 17 anni. Ancora non so quello che sarà il prossimo, quindi non posso pronunciarmi al riguardo. Alla regione Veneto, alle forze dell'ordine, ai nostri imprenditori, categorie imprenditoriali, alle nostre suore, ai sacerdoti dell'unità pastorale, quanta fatica fare unità pastorale, ai missionari e alle loro comunità, alle maestranze che ho appena accennato, ai tanti benefattori della comunità, ai giornalisti, ai loro mass media, penso a Media 24 che sta facendo dirette da Bibione, ormai è casa sua questa, a tutti di cuore, un grazie sincero. Mi sono sentito bene a Bibione, siete la mia famiglia, sono sentito bene, vi ho voluto bene e non vi dimenticherò. Ciao Bibione, auguri. Tutto quello che mi sono sentito in questi giorni, che ho sentito quest'oggi, mi verrebbe da dire era uno scherzo, resto qui, ma non è così. Ora mi fermerò. Mi fermerò con calma a salutare, a ringraziare, ma da questa sera io vivrò a Pordenone. La canonica ormai non ha più niente di mio, se non la memoria di questo passaggio. Vivrò in curia, dove il vescovo ha trovato un appartamento per rendermi e lasciarmi autonomo, tenuto conto che io rientro i fine settimana da Milano o da altre parti d'Italia. Io già mercoledì sarò a Roma per l'Università Cattolica. E dal 14 di settembre inizierò il mio servizio presso l'università nel centro pastorale. Che cosa farò? Mi è stato affidato un collegio di studenti con i quali da seguire, sono una settantina di studenti residenziali, ma questo è il compito laterale, ecco, non è tanto impegnativo. Ma il prossimo anno l'Università Cattolica ricorderà i suoi 100 anni dalla sua fondazione e il vescovo Giulio Dori, l'equipe, desidera far sentire la voce dell'Università Cattolica in tutta Italia, in particolare in tutte le diocesi italiane, attraverso una serie di iniziative, di proposte. E allora hanno pensato a me, pensando che io riesca a offrire qualche contributo per organizzare in giro per l'Italia eventi culturali perché facciano, attraverso i quali parlare della Cattolica. Questo sarà il mio ruolo, incontrare i vescovi di tutta Italia, incontrare gli studenti e gli ex studenti della Cattolica e con loro in varie diocesi ipotizzare, sognare, costruire
progetti culturali, spirituali, un po' quello che facevo durante l'estate qui a Bibione. L'ho detto alla sera di Avvenire, Monsignor Giulio Dori è stato il primo, era un sacerdote a quel tempo alla CEI, a lui chiesi il patrocinio per la prima volta della prima edizione di Bibione Guarda all'Avvenire, fu lui a firmarla. E lui non ha mai smesso di seguire quello che combinavamo a Bibione, perché Avvenire amplificava tutto quanto. Ed è stato lui che a un certo punto, quando ha visto la necessità di trovare qualcuno per portare avanti questo progetto, ha pensato di contattarmi per chiedermi la mia disponibilità, avendo anche saputo che io ero in partenza da Bibione. Ecco, tutto qui. Questo è quello che andrò a fare. Non avrò una comunità chiara, identificata, non avrò più una parrocchia. Ci sono le messe all'università dove ci sono gli studenti. Quando rientrerò a Pordenone, comunque sia, sto organizzando pellegrinaggi e quindi periodicamente ogni 15-20 giorni io parto lo stesso, quindi dal lunedì al giovedì a Milano, dal venerdì alla domenica pellegrinaggio, dal lunedì mattina riparto di nuovo per Milano. Questa sarà la mia vita, almeno per questo periodo. Non vado oltre, vedo l'orologio che è posizionato nascosto da voi, ma noi lo vediamo bene da qui. Ora avete capito perché ho fatto la predica breve prima, ma grazie veramente di cuore, un grazie di cuore a Don Natale che prenderà le redini. Lui pensava di andare in pensione, poi si è ritornato parroco, poi si è diventato amministratore, adesso è ritornato cappellano quasi. E un grazie di cuore per il suo servizio. Sarà lui il riferimento in parrocchia, sarà lui presente durante le messe feriali alla sera, alla domenica alle 11, per alcuni eventi che serviranno. E voi preparatevi ad accogliere Don Enrico, vogliategli bene, abbiate fiducia di Don Enrico e con lui continuate a fare. Continuate, continuate con fiducia. Grazie a tutti di cuore. Buon cammino e ora impartiamo la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Beata Vergine Maria, patrona di Bibione, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace.